Buon pomeriggio amici di Vivere le Canarie, benvenuti, buona settimana, buon lunedì, ma soprattutto buona festa a tutte le amiche, a tutte le signore, a tutte le donne. Festa della donna 8 marzo, si festeggia anche in Canarie ovviamente, e dalle Canarie ci teniamo in particolar modo a festeggiare tutte le nostre amiche, tutte le donne che si collegano sempre sulla nostra pagina Facebook, o anche solo qualche volta, non necessariamente sempre, però insomma giornata particolare, e allora particolari devono sicuramente essere gli auguri che rivolgiamo a ognuna di voi. Benvenuti a tutti, buona settimana, buon lunedì, oggi ripartiamo con una nuova settimana di dirette, nuovi collegamenti, nuove informazioni da Gran Canaria, sperando sempre di andare verso il meglio. Purtroppo zona rossa da Napoli, ciao Luigi, e purtroppo qui a tutte le settimane, tutti i giorni, alle volte c'è questo cambio di colori da rosso, giallo, verde a pallini, insomma ormai non sanno neanche più che cosa inventarsi. Noi abbiamo il blu oceano e ce lo facciamo bastare, ragazzi, che dobbiamo fare? Buon pomeriggio Patrizia, ciao Gianni, benvenuti, benvenuti a tutti in questa nuova settimana. Guardate che spettacolo l'oceano, sempre ad allietarci anche il lunedì giornata dura per antonomasia, ma vivendo in luoghi come questi direi che veramente si sta da Dio. Saluti da Cassino, ciao Fabrizia, un abbraccio, è sempre un piacere vedere Raffaele, grazie, ciao Sandro, Pecar, la nostra Alessandra, grande, mi fa piacere che ormai siete sempre più numerosi e questa è veramente motivo di orgoglio per tutti noi. Allora, siamo sempre al sud di Gran Canaria anche in questo nostro nuovo inizio di settimana, in questo lunedì 8 marzo, vedete il clima, vabbè, è quello che è, ci mancherebbe. Siamo comunque in questa primavera, eterna primavera, così come viene denominata, ma ciò nonostante comunque anche la nuvoletta fantoziana ci segue. E lì purtroppo dovete farci un po' l'abitudine a essere seguiti, qualora facciate le dirette anche voi, essere seguiti dalle nuvolette. Ciao Gerardo, buon pomeriggio a te, Marina, ben ritrovato, buon pomeriggio a tutti in questo lunedì. Oceano affascinante in queste condizioni, giornata leggermente ventilata, si sta comunque più che bene, temperatura di 26 gradi. Quindi il blu oceano lo adoro, Rosa, veramente. E guarda, ci fosse solo la possibilità di potervi mandare anche i profumi dell'oceano, sarebbe veramente il top. Intanto sullo sfondo non credo che riusciate a vedere, ma le navi da crociera che hanno ripreso le tratte verso Gran Canaria andranno ad approdare poi sul porto di Las Palmas nel nord dell'isola. Quindi turismo che lentamente, seppur lentamente, comunque sta riprendendo anche via mare, mentre gli hotel, così sembrerebbe le voci, danno per un fine aprile una ripresa comunque del turismo su larga scala. Quindi speriamo che non avvenga altro, che non ci siano altre sorprese, però veramente dovremmo quasi essere addirittura in risoluzione, quindi incrociamo le dita. Allora, intanto 373-774-2186 per mettersi fin da subito in contatto con Pierangelo, per informarsi su quella che è l'iniziativa, la promozione che ormai sta quasi per scadere. Ciao Sandro, buon pomeriggio anche a te, benvenuti. E benvenuti a tutti, benvenuto a tutto il gruppone, auguri a tutte le donne, quindi un bacio speciale a tutte le nostre donne presenti nel gruppo e sulla pagina di Vivere le Canarie. Allora, dicevo, promozione che sta quasi per scadere, avete tempo ancora 2 giorni, quindi fino al 10 di marzo, per poter
Venire in Canaria a 899 euro, due persone, una settimana, con voli diretti dall'Italia, transfer da e per l'aeroporto, soggiorno in complesso turistico residenziale, quindi con piscina a vostra totale disposizione, piscina comunitaria ovviamente, e la possibilità di usufruire anche del tour. Il tour, questo elemento, questa condizione che è un po' il nostro fiore all'occhiello, di cui parlavamo, di cui abbiamo parlato anche ampiamente nei giorni passati, è quello che poi fa un po' la differenza, quello che effettivamente riesce a illustrare in maniera sicuramente molto dettagliata e precisa quelle che potrebbero essere le condizioni di un eventuale trasferimento sull'isola. Ciao Maurizio, buongiorno, benvenuto a te. È chiaro che guardare la realtà di Gran Canaria con occhi turistici, quindi andando a passare le giornate in spiaggia, è un conto. Andando a vivere la realtà di Gran Canaria con chi vive sul posto e può darvi sicuramente delle informazioni dovute all'ambito commerciale piuttosto che abitativo, è decisamente il valore aggiunto poi dei nostri tour. Parliamo pur sempre di tour personalizzati, privati, quindi un tête-à-tête con il singolo, con la famiglia, non sono tour caotici o dispersivi, ma assolutamente finalizzati a potervi aiutare in quella che magari un domani potrebbe essere una tra le scelte più importanti della vostra vita. Allora, ciao Italo, buon pomeriggio. Mi è sfuggita la cosa, ma Fuerteventura non fa parte più delle vostre proposte? Sì, certo Italo, assolutamente sì. Noi continuiamo a essere presenti su Gran Canaria e su Fuerteventura, e anzi da metà mese più o meno, giorno più giorno meno, vi comunicheremo poi la data esatta, ci sarà la possibilità di rivedere anche le dirette da Fuerteventura, perché ritornerà il nostro Davide, quindi torneremo anche a trasmettere da Fuerte. Però assolutamente sì, assolutamente fa parte ancora delle nostre offerte. Massimo Pierangelo, tra massimo 2 anni sono pronto a venire lì per sempre. E ci va ancora un po' di tempo, eh. 2 anni possono essere tanti, possono essere pochi, però sicuramente bisognerà tenere un po' monitorata comunque la situazione, cercare di capire anche che cosa, come sarà l'evoluzione sull'isola e poi di conseguenza prendere le decisioni conseguenti. Allora, la domanda che in tanti si potrebbero fare: ma perché le Canarie? Visto che tutti parlano di Canarie ormai, tra la pubblicità, tra internet, noi che facciamo le dirette, ma perché le Canarie? Non, cos'è il paradiso terrestre? No, è sicuramente una valida alternativa, è sicuramente una condizione migliorativa del proprio presente, qualora ci sia chiaramente la necessità di andare alla ricerca di un qualcosa di meglio rispetto a ciò che già abbiamo, è sicuramente un ottimo compromesso tra tanti elementi. Allora, partiamo dal presupposto che chi è che guarda alle Canarie generalmente, o chi guarda un trasferimento estero? Generalmente le tipologie sono di due tipi: chi intenda effettivamente fare un trasferimento, definiamolo definitivo, quindi cambiare radicalmente vita, che può essere il pensionato, la famiglia, l'imprenditore, eccetera, eccetera, e decida di andare a visitare un luogo per poi renderlo il suo quotidiano, e invece quella parte di persone, quella categoria di persone che invece non hanno questa esigenza, ma sono magari alla ricerca di un qualcosa solamente per il periodo invernale. Tendenzialmente i pensionati, che quindi vanno a cercare un clima più mite, una soluzione un po' più tranquilla rispetto a quella che vivono quotidianamente in Italia, e quindi magari intendono venire in Canaria o in luoghi al di fuori dei confini nazionali per cercare il caldo, per cercare il sole, per cercare comunque un certo tipo di assistenzialismo, il più delle volte anche di tipo sanitario. E quindi le Canarie tra tutti potrebbero rappresentare un obiettivo ambito da molti. Allora, per quanto riguarda i pensionati, noi l'abbiamo sempre detto e continuiamo a ribadirlo con fermezza, il pensionato che viene in Canaria ha esclusivamente da guadagnarci, non ci sono problematiche, non ci sono controindicazioni, sia che venga per un periodo limitato
di magari 6 mesi, 5 mesi, quello che può essere, quindi la stagione invernale, sia che venga per un discorso definitivo, ha sicuramente da guadagnarci. Ha da guadagnarci innanzitutto dal punto di vista climatico, quindi il non andare a subire gli sbalzi climatici tipici dell'Italia, quindi questi passaggi da stagione molto fredda a stagione molto calda, afosa. Questo va a ripercuotersi inevitabilmente su quello che è il discorso salute, quindi il fatto di non rischiare di prendersi qualche accidente, il fatto di poter godere sempre di una variazione climatica molto contenuta, e questo ti mette già nella condizione di essere abbastanza tutelato, no? Sotto questo punto di vista. Al di là di questo c'è il discorso dell'inquinamento. Viviamo in una realtà che comunque è costantemente battuta dai venti alisei, che, attenzione, non significa, almeno per Gran Canaria, essere considerata una realtà ventosa, ma c'è sempre quell'arietta che ti permette di mantenere l'aria pulita. Non ci sono fabbriche, non ci sono industrie, quindi a Gran Canaria viene a mancare proprio l'inquinamento derivante da questo genere di attività. L'unico inquinamento è dato dalle automobili, dal traffico su strada, che però veramente è irrilevante. Quindi anche poter godere di una qualità dell'aria assolutamente eccellente sicuramente fa bene alla salute, ai bronchi, ai polmoni, insomma ti evita anche di poter entrare in contatto con quelle malattie cardiorespiratorie che, insomma, alla fine qualche problemino potrebbero sempre darlo. Quindi sicuramente valore aggiunto. Flavio, oggi siamo sul passeo di San Agustín, quindi la parte che collega Playa de las Burras, che è in questa direzione. Noi invece stiamo andando in direzione opposta, fino alla spiaggia di San Agustín, appunto. Allora, quindi i pensionati hanno questa tipologia sicuramente da valutare, ma positiva sotto tutti i punti di vista. Le altre tipologie di persone devono chiaramente valutare in funzione di che cosa? In funzione di quelle che sono le loro necessità, le loro esigenze. C'è l'imprenditore che è alla ricerca di un business, che è alla ricerca di un investimento, che è alla ricerca di una condizione fiscale agevole e che gli permetta di poter fare impresa a condizioni sicuramente diverse da quelle italiane. E le Canarie rappresentano assolutamente al 100% questa condizione. C'è la famiglia che invece vuole far crescere i propri figli in un sistema diverso, in un sistema più sicuro, in un sistema differente da quello italiano. Perché dico differente? Soprattutto dal punto di vista scolastico. Abbiamo un sistema scolastico in Italia che è sicuramente valido e fornisce una gran preparazione ai nostri ragazzi, seppure è comunque un sistema abbastanza antiquato. Detto questo, qui c'è un sistema educativo che è diverso da quello italiano, un po' più snello, un po' più depurato da tutte quelle cose che oggettivamente non hanno una gran utilità per il futuro dei ragazzi, ed è un po' più incentrato sull'utilizzo, sull'apprendimento e l'utilizzo delle lingue straniere. Quindi cosa succede? Che la famiglia che viene in Canaria con dei figli, che sono ovviamente in età scolare, si ritroverà con ragazzi che, una volta terminato il ciclo educativo, parleranno bene o male quelle 3-4 lingue. Parleranno, non che hanno studiato, le parleranno. E questo diventa indubbiamente un valore aggiunto anche per il curriculum, no? Per tutto quello che compete poi un discorso di credenziali a livello professionale lavorativo. Ciao Marco, oggi abbiamo 26-27 gradi nel sud di Gran Canaria, quindi giornata assolutamente piacevole, ventilata, si sta decisamente bene, e siamo nella parte sud, appunto, dell'isola. E perché andiamo sempre a specificare un po' anche la tipologia? Pensate che io, ad esempio, stamattina ero a Las Palmas, quindi nel nord di Gran Canaria, nella capitale, che dista 50 km da dove siamo noi in questo momento, e pioveva che Dio la mandava, quindi veramente. Temperatura dell'acqua, Flavio, non lo so, sarà intorno ai 21 gradi, ma non riesco mai a comprendere l'utilità di certe informazioni. Per carità,
Però, vabbè, credo che ci siano altre cose un po' più importanti, no? Che la temperatura dell'acqua. Parliamo di oceano, parliamo di un oceano che durante il periodo invernale mediamente viaggia intorno ai 21 gradi, quindi si sta decisamente bene e paradossalmente è più calda l'acqua dell'oceano che non quella delle piscine, quindi per chi fosse intenzionato a fare un bel bagno lo può tranquillamente fare in mare. Ciao Enrica, buon pomeriggio anche a te! Quindi abbiamo questa duplicità di condizioni, persone che possono avvicinarsi al mondo delle Canarie andando a ricercare comunque un qualcosa che in Italia non hanno più. Ed è questo il fulcro della questione. Chi va alle Canarie, chi va all'estero? Generalmente le persone che non riescono a ritrovare nel proprio quotidiano, che non riescono a ritrovare nel proprio presente, un certo tipo di soddisfazione, un certo tipo magari di sicurezza che possa essere dovuta alla criminalità piuttosto che al sociale. Sono tante le condizioni che potrebbero far cambiare, no? Orizzonti alle persone. Detto questo, però, per avvicinarsi alle Canarie bisogna prima di tutto conoscerle, bisogna sapere e capire che cosa significhi andare a vivere in Canaria quest'oggi. L'abbiamo accennato anche nella diretta di ieri, i passi da seguire per un corretto avvicinamento all'isola e comunque una valutazione che va a toccare quelle persone che, ripeto, oggi possono non avere una piena soddisfazione di ciò che hanno in Italia. Quindi andiamo sempre a sedare le eventuali polemiche del dire: ah, ma in Italia abbiamo questo che è più bello, ah, ma in Italia abbiamo quest'altro che... Assolutamente sì, nessuno fa una competizione, un parallelismo con l'Italia per quanto riguarda almeno i discorsi territoriali, storici di tradizione. Il parallelismo lo andiamo a fare invece su quello che è un discorso di qualità di vita. Ma per uno che viene lì, che motivazione dai sui cartamenti se per turismo non si può? Alessandra, contatta Pierangelo 373-774-2186, ti spiega per bene come poter arrivare in Canaria. È chiaro che il parallelismo lo andiamo a fare su tutte quelle condizioni che riguardano poi il quotidiano, la parte quotidiana delle nostre vite, da un punto di vista pubblico, da un punto di vista burocratico, da un punto di vista imprenditoriale, da un punto di vista fiscale. Quindi sul piatto della bilancia andremo sicuramente a mettere tante condizioni. Perché Canarie e non, che so, Portogallo, Tunisia, Bulgaria? Questi sono solamente alcuni dei paesi che maggiormente si sentono nominare il fatto: ah, ma le Canarie, sì, però io vado in Portogallo. Allora, il motivo principale è dato dal fatto che, del perché vengono fuori questi paesi, è dato dal fatto che molti di questi paesi, se non nel presente ma nel passato, offrivano un discorso di agevolazione fiscale più che altro per i pensionati. Ok, il pensionato che magari era dipendente, ex dipendente pubblico, in Canaria non ha modo di defiscalizzare la pensione, e quindi cosa succede? Che andava in Portogallo, che andava in Tunisia. In Tunisia è un paese che ha un accordo bilaterale con l'Italia, quindi anche gli ex dipendenti pubblici potevano defiscalizzare la pensione. Detto questo, il Portogallo, a parte che poi la Tunisia ha cambiato anche la fiscalità così come il Portogallo, però quello che bisogna sempre tenere in considerazione è che non esiste solamente la differenza di 200-300 euro che potete andare a guadagnare su una pensione, esiste poi anche un discorso di vita. Quindi andare a vivere in Portogallo, ad esempio, significa innanzitutto essere soggetti a un clima che non è quello delle Canarie, siete più o meno alla stessa altezza dell'Italia, un costo della vita che più o meno è quello italiano, un clima che più o meno è quello italiano. Quindi alla fine che cosa ci andate a guadagnare? Quelle 200 euro che potete defiscalizzare? Non so se vale la pena. In Tunisia andreste a stravolgere radicalmente il vostro stile di vita, è un'altra cultura, è un'altra tradizione, non sareste più in comunità europea, quindi ci sono tanti tasselli che sul lungo periodo potrebbero diventare delle complicazioni. Okay? Le Canarie sono una realtà effettivamente
ottimale sotto tanti punti di vista. Siamo comunque al largo delle coste africane, se vogliamo definirlo così, quindi in pieno Oceano Atlantico, godiamo di un clima considerato tra i migliori al mondo, siamo in Comunità Europea perché facenti parte della Spagna, in più, quindi con i pro e i contro del far parte della Comunità Europea, in più comunque l'Europa riconosce alle Canarie il fatto di essere una regione ultraperiferica, quindi ci sono delle agevolazioni anche dal punto di vista fiscale. Alla fine bisogna guardare il tutto nel suo insieme, fare una valutazione oggettiva, fare una valutazione di quello che effettivamente si sta cercando per comprendere come le Canarie oggi, così come domani, rimarranno ambite sotto tanti punti di vista a chi effettivamente ha la necessità di un cambio radicale. Questo direi che è fondamentale, perché alle volte magari ci si sofferma solamente su alcuni aspetti, tralasciandone degli altri, e si perde un po' la visione globale. Quindi 373-774-2186, intanto il numero telefonico per parlare con Pierangelo, per informarsi, per prendere le opportune e dovute informazioni sul mondo delle Canarie, e negli ultimi due giorni ormai, quindi compreso oggi, gli ultimi due giorni, possibilità di venire in Canaria a 899 euro, quindi con un acconto di 300 euro e pagamento al vostro arrivo, oppure con l'acconto di 399 euro e comode rate mensili da 50 euro per arrivare a saldare l'intera vacanza. Allora, Mirko, IVA al 6,5%, non lo diciamo, certo, Mirko l'abbiamo sempre detto, fa parte di quelle agevolazioni della Comunità Europea che, giusto ieri ne parlavamo anche, che vedono le Canarie come una realtà fiscalmente agevolata e che permette di godere di questo 6,5% su beni e servizi. In Spagna peninsulare invece, che non è considerata dalla Comunità Europea come una regione ultraperiferica, l'IVA è come in Italia, quindi il cosiddetto IGIC, il corrispettivo dell'IVA italiana, è al 22%, quindi direi grande opportunità anche di andare a risparmiare qualcosa su questa tipologia di costi. Detto questo, le Canarie rappresentano un paradiso? No, l'abbiamo sempre detto, non è da considerarsi come un paradiso, anche perché comunque il paradiso ognuno di noi se lo va a creare, se lo va a cercare sotto determinati punti di vista. Per noi lo è, perché comunque abbiamo trovato in queste terre, abbiamo trovato in queste isole tutto quello di cui avevamo bisogno e tutto quello che l'Italia onestamente non era più in grado di offrirci. Con questo non significa che l'Italia non valga più niente, che tutti dobbiate scappare dall'Italia, anzi che no. Però è ovvio che almeno per il personale, per ognuno di noi, ogni persona che è arrivata a vivere in Canaria, c'erano delle motivazioni alle quali chiaramente l'Italia non era più in grado di far fronte. Questo è ciò che spinge la gente a cercare qualcosa di diverso, cercare qualcosa di migliore, ovviamente, perché il trasferimento all'estero deve essere per forza imperativo categorico qualcosa di migliorativo. Se così non fosse, è meglio lasciar stare, è meglio rimanere nella propria quotidianità, nella propria vita, e va bene così. Bisogna sempre andare alla ricerca di quello che ci faccia stare bene. Noi l'abbiamo trovato comunque in Canaria e oggi andiamo a raccontarvi, andiamo a chiaramente presentarvi questa realtà, perché comunque l'abbiamo vissuta e la stiamo vivendo in prima persona. Non è detto che questa realtà sia l'ideale per tutti, ma sicuramente vi può mettere in un'ottima condizione per valutare quantomeno. Allora, Giuseppe, ci sono limitazioni per la pesca da terra come hobby? Assolutamente no, nel senso che, Giuseppe, una volta che arriverai in Canaria potrai tranquillamente richiedere una licenza, che viene concessa anche qui a Maspalomas. Questo ti permette di andare a pescare dove, come, quando vuoi. Il costo mi sembra si aggiri intorno ai 25 euro per 3 anni, quindi assolutamente una cifra irrisoria. Quello che
ovviamente non potrai mai fare è la pesca subacquea con bombole, mentre la pesca in apnea è altrettanto concessa. Quindi direi che si mantengono le stesse condizioni presenti quest'oggi in Italia. Allora Maurizio, eccolo qua, si deve avere una licenza, esatto, per poter pescare. Assolutamente, sì. È pur vero che nel momento in cui dovessero trovarti a pescare su qualche spiaggia, su qualche scogliera, e tu fossi sprovvisto della licenza, non ti darebbero comunque la multa, ti darebbero semplicemente un avviso, e se poi ovviamente una seconda volta dovessero ritrovarti in flagranza di reato, allora sarebbero sicuramente guai. Però non ne vale assolutamente la pena. Per una trentina, 25-30 euro, direi che conviene comunque fare la licenza. Allora, 373-774-2186, intanto quest'oggi siamo nella parte sud di Gran Canaria, siamo nella realtà di San Agustín è una realtà molto interessante che si snoda a ridosso anche di questa collinetta, chiamiamola così, più una parte interna, e la località che va un po' a chiudere la zona turistica di Gran Canaria e la realtà che va a delimitare anche la cosiddetta zona ventosa dell'isola con quella non ventosa, che per l'appunto è quella turistica. Quindi è una linea di demarcazione molto importante, soprattutto dal punto di vista climatico, anche perché continuando ad andare verso nord si entrerebbe nella zona tra virgolette locale, e quindi il clima inizierebbe già a cambiare. Questa è la ragione per la quale si consiglia sempre di venire in Canaria a fare una perlustrazione, perché parlare così di luoghi, di case, di località senza sapere in quale contesto sono poste diventa abbastanza complicato. Quindi primo step: venire a farsi una settimana di vacanza, capire esattamente come è strutturata l'isola dal punto di vista climatico, dopodiché si può affrontare qualsivoglia questione. Allora, Christian, ritieni che le Canarie con la situazione attuale offrano buone opportunità per una coppia giovane, 29 io, 25 la mia ragazza? Ma Christian, domanda da $1 milione, con la situazione attuale diventa molto complicato perché a parte che non so di che cosa vi possiate occupare, ma al di là di questo, calcolate che stiamo parlando di una pandemia mondiale, ok? Quindi ha colpito l'Italia, ha colpito tutta l'Europa, ha colpito le Canarie, anche se in Canaria il tutto è stato poi gestito in maniera eccelsa dal punto di vista sanitario dell'emergenza, è pur vero che queste terre, quantomeno il sud di Gran Canaria, lavorano in forma esclusiva col turismo, quasi esclusivamente col turismo. Turismo che a oggi c'è, ma in forma estremamente ridotto rispetto a quello che erano gli anni passati. Quindi non è sicuramente il periodo ideale magari per venire qui e cercare un lavoro come dipendente in una delle attività lavorative dell'isola. Sarebbe il momento ottimale per venire a investire in attività, questo sì, perché comunque le attività che non hanno retto la chiusura, che non hanno retto ormai un anno di inattività, alcuni sono stati costretti a cedere la propria attività, quindi si potrebbero trovare degli affari abbastanza interessanti. Però è chiaro che il momento è molto particolare per tutti. Se io in tutta onestà dovessi consigliarti di venire in Canaria oggi, ti chiederei prima di tutto quanta disponibilità economica hai, perché magari domani mattina si apre tutto, si torna tutti a lavorare ancor più di prima, perché sarà sicuramente così, però può essere che magari per altri 2 mesi qua sia ancora tutto chiuso, ma non perché qua ci sia il problema, ma perché qui comunque siamo un po' dipendenti dalla chiusura degli altri paesi europei, no?
Se è vero che noi lavoriamo solo con gli italiani, ma ci possono essere comunque le strutture alberghiere che lavorano col turismo inglese, col turismo tedesco. Se queste realtà continuano a non aprire i battenti, di riflesso il problema ce l'abbiamo anche qua. Ok, quindi bisogna comprendere bene questo. Io ti consiglierei di venire più che altro anche adesso a vedere che cos'è Gran Canaria. Ci facciamo una chiacchierata su quelle che potrebbero essere le prospettive, i progetti, i costi e quant'altro. Così da poter essere pronti poi nel momento in cui effettivamente il tutto dovrà partire. Questa potrebbe essere una manovra intelligente. Approfittiamo di questo periodo per andare e guardare. Quello che oggi puoi guardare qui lo puoi fare in maniera molto tranquilla, molto calma. Quindi puoi veramente mettere in ordine le idee, tornare a casa, farti il tuo progetto in funzione di quello che hai visto e quando aprono i cancelli, boh, tu sei pronto e puoi partire e lanciarti nella tua attività. Questo sarebbe un po' la cosa da fare. È ovvio che partire invece adesso un po' così, non dico lo sbaraglio, ma con questi chiaroscuri, no? Di paesi che aprono, che chiudono, di cose e attività che aprono e chiudono, diventerebbe un po' complicato. Quindi io lo utilizzerei questo periodo, questo limbo, più che altro per utilizzarlo come studio, come sperimentazione, per andare a imperlustrazione e quindi poter essere pronti nel momento in cui tutto dovesse tornare alla normalità. E tornerà alla normalità assolutamente. Quanto prima, quando vedo le vostre dirette, mi tolgo la mascherina per respirare, Stefano. Sei gentilissimo, grazie Stefano. Beh, mascherina che qua sì, è obbligatoria quando viaggi così per strada, però come vedete io anche quando faccio le dirette ce l'ho sempre giù perché non incrociando persone direttamente non c'è pericolo. Però anche qua comunque c'è l'obbligo di mascherina, fin tanto che non si possa mantenere il distanziamento sociale, mascherine che invece non siete tenuti a tenere in spiaggia. Quindi direi che potete tranquillamente venire a farvi la vostra vacanza e tornare a casa con una bella abbronzatura senza il segno della mascherina in viso, che direi che è veramente fondamentale. Ragazzi, allora io auguro a tutti voi uno splendido inizio settimana, auguro a tutte le donne del gruppo, rinnovo i miei auguri per tutte le nostre amiche, che possa essere una festa della donna in piena regola, quindi veramente da sentire dentro per quello che è, chi vuole intendere intenda, e allo stesso tempo vi do appuntamento domani sempre qui da Gran Canaria. Buon pomeriggio a tutti voi e soprattutto buona settimana. Ultimi 2 giorni e telefonate 373-774-2186. Vi aspettiamo in modo da potervi dare tutte le informazioni necessarie nello specifico e quindi aiutarvi nel cambio vita. Amici, buona settimana a tutti voi. Ciao!